Ciao a tutti! Oggi visitiamo un nuovo comprensorio sciistico. È strano perché ce l'abbiamo proprio dietro l'angolo, laggiù. Vale a dire, oggi andiamo al Grande Corones, sempre partendo da Badia. Molto facile, prendiamo l'impianto di collegamento Pradic, poi prenderemo una volta lo Sponata e quando scenderemo avremo lo skibus pronto qua ad aspettarci che ci porta all'impianto di Picolin. Quindi oggi anziché Pizzlavilla andiamo, si intravede già, verso nord al Grande Corones. Wow! E adesso aspettiamo lo skibus. Alto Badia, tutto verde e aperto ancora per comodità. Qua potete fare uno screenshot degli orari dello skibus da Picolino, partenze per Picolino e il ritorno. Nata. Eccolo che arriva lo skibus, puntualissimo. Ed eccoci l'impianto di risalita Picolin. Forse dimenticate i guanti. Fate il tempo, grazie. Ecco. Attenzione, non dimenticatevi i guanti sugli skibus. Bella ripida la Picolin. Non spaventatevi se vedete tutto marrone ai lati, però la Picolin è una pista rivolta al sud, quindi la neve non è che tiene molto su questi pendii che una volta erano coltivati, magari in futuro lo saranno ancora vista la situazione. Comunque Picolin, dicevamo, pista nera, e almeno la neve c'è dove serve sulla pista, perché sennò le persone, si sa come sono, vanno da tutt'altra parte. Come vedete Pizzlavilla, la pista Sponata sono qua, noi Picolin, Piz de Playas, San Vigilio di Marebbe e adesso tutto il Plan de Coronas. Ora facciamo la pista Erta, che è un'altra pista di Coppa del Mondo, questa volta femminile, quindi nella nostra zona, partendo da Badia, si possono fare ben 4 piste di Coppa del Mondo di sci. In Alta Badia abbiamo la Gran Risa, il Val Gardena, la Saslong discesa libera, poi a Cortina, dove siamo stati nell'ultimo video, c'è l'Olimpia delle Tovane e infine c'è la pista Erta qua a San Vigilio, mentre il Plan de Coronas è quassù. Thank you.
sullo sfondo Santa Croce e il comprensorio del Pisla Villa, gruppo del Sella, e noi siamo in cima al Plan de Corona. La campana della Concordia, ed adesso siamo un po' su e giù per il panettone. C'è pane per i suoi denti. Plan de Corones è perché ama i dislivelli, ma anche perché ama le piste lunghe. Pronto? Sì. Ora verso Riscone, amore mio, pronti via? Qualsiasi pista si faccia o qualsiasi impianto si prenda, alla fine si arriva sempre su in un unico posto, in cima al Plan de Corones. Questo qua era anche l'arrivo della tappa della cronometro in salita del Giro d'Italia. Ripidissimo. Gabriel, cosa pensi del Plan de Corones? Di qualcosa? Bello. Bello? Sì. Cosa ti piace di più? Logico, i salti. I salti sono come sono confronto a quelli al Champai? Molto più grandi e molto più belli. Capito. Strapitosi.
Quindi vediamo adesso un po' di video di salti. Sì, sì, sì. Sullo sfondo di Santa Croce, in primo piano Gabriel, e avanti con i salti. Il museo? Qua abbiamo poi giù il Messner Mountain Museum. E dove siamo adesso? Sempre in cima, sempre in cima al Pelle Coronas. Una volta giù, una volta su. E adesso ci dirigiamo verso casa, ed è facile perché è ai piedi della Santa Croce, quindi avanti. Siamo a Piste Flyers e adesso facciamo la Nera Piccolin, che sarà uno spettacolo. Questa è la Nera Piccolin.
mamma. Eccoci qua alla fine della pista. Adesso aspettiamo la navetta e ritorniamo su a Badia. Vi mostro ancora qualcosa. Qui dietro di noi abbiamo l'impianto di risalita piccolin per andare a prendere Coronas. Ed eccola là, vedete, Casa Playas. Casa Playas sono i nostri appartamenti qua piccolino, quindi se qualcuno di voi cerca appartamenti e vuole essere attaccato alle piste del Clan de Coronas, basta che ci scrivano. Ed ora riassumiamo cosa vuol dire sciare al Clan de Coronas.